Sembra quasi che i ladri vogliano sfidare le forze dell'ordine, vogliano sfidare l'amministrazione comunale, l'associazione commerciante, perché non si spiega questa recrudescenza di spaccate che si stanno verificando praticamente quasi tutte le notti ad Alessandria. 5 se ne contano solamente la settimana scorsa, mentre la scorsa notte, come vedete alle mie spalle, è stato preso di mira questo negozio di scarpe. Qui siamo nella centralissima Corso Roma, il cuore assoluto della città. Mentre vi parliamo, in prefettura è in corso il comitato Ordine e Sicurezza Pubblico, al quale partecipano, oltre al prefetto Francesco Zito, anche tutte le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale. Nel corso della riunione saranno sicuramente prese delle nuove misure per cercare di contrastare questo fenomeno. Ma adesso andiamo a sentire i commercianti, i pareri dei commercianti, che cosa ne pensano di queste continue spaccate in centro città. Avete già una stima dei danni? Al momento le posso dire la porta e qualcosina per quanto riguarda magari abbigliamento, qualche paio di scarpe a occhio e croce, però danni effettivi grossi la porta. Nessuno ha sentito niente. A noi è arrivata la segnalazione 230 e delle forze dell'ordine, niente. A quanto pare a quell'ora non c'era nessuno in Corso Roma. Io svegliandomi stamattina sul gruppo che abbiamo su WhatsApp del lavoro, hanno mandato la foto, ci siamo sentiti subito per sapere comunque il da farsi, hanno detto di venire qua davanti, è venuta la polizia, è venuto il nostro responsabile da Bologna. Non trovo il motivo in primis di fare questi gesti, due di magari venirti a rovinare perché comunque hai una telecamera lì sopra, noi altri siamo in un centro dove è tappezzato di telecamere. È diventata una cosa veramente seria. In Alessandria una cosa così non si era mai vista. E purtroppo ci sono queste persone che continuano a fare questi disagi perché comunque c'è questa preoccupazione che ogni volta che ti alzi al mattino per ritornare a lavorare c'è la possibilità di avere una vetrina comunque spaccata e spero che comunque in questi giorni le forze dell'ordine possano comunque risolvere questo problema. È assolutamente una situazione che ha perso il controllo. Noi siamo a casa, ma siamo preoccupate perché non sappiamo al mattino come troviamo il negozio, quindi assolutamente bisogna fare qualcosa perché la situazione è insostenibile. Forze dell'ordine, dei controlli, assolutamente noi chiediamo aiuto perché non ne possiamo più.